Va bene, allora proseguiamo da questo lato. Madonna, Tra che l'altro, c'è che bello. luce c'è. Attento che se sbatte questa camera. Sì, io tolgo un attimino la nostra luce proprio perché voglio farvi vedere la bellezza della luce naturale. Guardate, amici, noi siamo realmente in mezzo al paese. Quanto fa impressione camminare e guardare fuori da queste finestre? È troppo, troppo impressionante. Mamma mia, che ansia comunque. Qua invece ci sono tutte le camere da letto che abbiamo visto prima. Questa qua era la seconda. E Matt. qua che cosa c'è, Beppe? Allora, c'è sicuramente il corrispettivo di sotto, quindi ci No, saranno ma delle non ha stanze enormi. senso. Tu non hai idea di. Il sopra è più grosso del Ma sotto. come? Vediamo, sono curioso Allora. Ok. adesso. Madò! Aspetta. Madò! Ma Guarda là. non ci credo! C'è addirittura una cyclette là in fondo, ma Ma pazzesco! quanto è grosso sto Ma davvero, posto? non ha senso! E anche qua, no, qua c'è il bagno! Eh sì, l'ho visto Beppe! prima. Ma che bagno è! Guarda che È roba. tutto d'epoca! È tutto d'epoca, ma guarda! Ma mai vista una roba del genere, Beppe! Assurdo, Mai vista! Ma, cioè, dai, Beppe, tu dimmi se hai mai visto queste tubature così. no, Cioè, incredibile. e Ma questo era il penso, bidet. Penso. non so Secondo me se. era bidet barra lavapiedi barra mi lavo un po' tutto. Allora, non so, di solito quando vediamo cose così, poi si scopre che lo Sì, usavano gli anziani. Però, esatto. cioè, no, ragazzi, io non so veramente cosa sia. Secondo me era un principio di bidet, Però voglio perché sta credere. forma? E boh, poi è stata rimpicciolita per adattarla alle case dei Ma guarda poveri. che schifo! Questi sono Sono addirittura piedi, piedi, ma sono non impronte di. di piedi. È vero, hai ragione. Aspetta, togli, vediamo se si vede. Perché era Ma bruciato. scusa. Non lo so, amici, io credo veramente di aver visto finalmente uno dei bagni più antichi, intatti, mai ritrovati. Beh, quello che abbiamo trovato però nella villa con mio fratello, Quale? quello del religioso, Anche quello era molto antico, hai ragione. Però quello questo è un bagno qua. completo. Cioè, qua abbiamo tutto, abbiamo il cesso, abbiamo la vasca. E cioè, vi giuro, queste tubature qua sono bellissime. Cioè, chissà. Sì, io non ho Cioè, mai visto una roba così dal vivo. ditemi, amici, se qualcuno di voi possiede ancora questo tipo di tubature. Veramente, Sono ma troppo guarda il mio bambino, curioso. guarda qua, Sì, anche questi ma tubi. è veramente assurdo. Questo, tra l'altro, è un po' più uno stile francese, nonostante ci troviamo più verso l'Italia. Bellissimo. Ma è troppo, troppo, troppo bella, vi giuro. Bellissima. Peccato, purtroppo, come potete vedere, qualcuno ha rotto lo specchio e non capiamo veramente il motivo. Ah no, ma Beppe, ma scusami, il bidet è qua. Quindi per forza questo qua deve essere tipo il lavapiedi, Può secondo essere. me. Però che, cioè, che strano, non l'avevo mai, ma mai visto nella mia vita. E qua che cosa c'è, Beppe? È rimasto qualcosa? No, Vuoto. tutto, tutto vuoto. Se ne sono proprio andati portando via ogni cosa. Tra Qua? l'altro, una roba strana, che i vetri che sono caduti qua, qualcuno li ha raccolti. Sì, guarda Guarda. qua, mamma mia, ma che bello! Ma questa era la cameretta, Beppe. Questa era la cameretta di un bambino, credo. Di una bambina. Io non so se questo pavimento è sereno. Non lo so nemmeno io. Cioè, è veramente Cioè, ma tanto senti che ondulato. macello sta facendo. Ma chissà perché questi vetri, cioè, non capisco se sono stati rotti o si sono rotti, non so, per degli scossoni, per degli assestamenti. Ma guardate. Qua, amici, è da dove siamo arrivati. Se fossimo andati dritti alla prima porta avremmo trovato questa stanza. E Beppe, cos'è che c'è lì più avanti? Una Vediamo. stanza assurda. Assurda? Vediamo. Non ci credo. Non ci credo. Cioè, guardate anche il soffitto e guardate i mobili. Ma i mobili, Beppe, questi qua sembrano usciti dal Signore degli Anelli, sembrano dei mobili elfici. Tra l'altro, guarda, con addirittura le iniziali BF che Beatrice Sono Forti. su tutti i mobili. Mamma mia, Beppe. Magari era tipo Louis Vuitton Può dell'epoca. essere, ci sta, eh. Ma guardate che, cioè, che pregio. Qua c'era il marmo e qua c'era tutto il legno lavorato con tutte queste bellissime finiture. Ma anche questo, cioè, Beppe, ma tu hai mai visto un mobile del genere? E guardate come funziona bene, nonostante siano passati tantissimi anni. Assurdo. Comunque hai Io. visto che hanno svuotato tutto, non c'è Tutto, neanche un tutto. vestito, non È c'è stato un nulla. abbandono voluto e calcolato. Sì. Questi se Cioè ne sono andati consapevoli che non sarebbero più tornati. È non c'è mezzo vestito. pazzesco. Cioè, vi giuro che io più guardo, più sono. Cioè, non riesco più neanche a sorprendermi. Guarda, qua abbiamo addirittura Batram. Perché Batram, amici? Che cos'è? Non lo so, è tipo un adesivo di qualcosa. E qua è rimasto qualcosa, vediamo. Tipo dei pezzi di legno, cocci caduti. Comunque la cosa Bellissimo. più incredibile che ho visto in questa casa,
è il fatto che siano entrati i vandali. Eh sì, sono entrati ma non hanno fatto niente, hanno avuto estremo rispetto. Sì, 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 è pazzesco. Hanno scritto su sto muro delle svastiche e un pisello. Dove? Qua. Ma pensa te, che animali. Hanno fatto un mega pisello. Johnny sì. È dentro. Non capisco. No, esatto. Peccato, peccato che hanno dovuto rovinare questa bellissima casa, anche se in realtà mi sembra gesso, quindi probabilmente sì, si ma può. Ma ben venga che puire. Siano questi i vandali. Sì, sì, ovvio, che... ovvio. Mio Dio! Cosa? Ste stanze. Sono piene? Porca troia, guardala. La Madonna. Cioè, non potevo descrivertela. Sì, sì, no, assolutamente. Io sta casa qua più la esploriamo meno la capisco, ti giuro. Guarda. Di solito è il contrario. Guarda. Quanta roba che c'è. No, non lo so, Beppe, io sono incredulo. Cioè, per farti capire, sono 7 minuti che sto facendo andare avanti la clip. Proprio perché... più andiamo avanti, più la situazione è totalmente inspiegabile. Ma quanto è lunga questa casa? C'è un altro bagno, Beppe, top. Questa sembra di più, sai, guarda, il lato più moderno. Oh mio Dio, del letto e castello. È quella che abbiamo visto quando siamo arrivati. Sì, 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 sì. E lì è chiuso. Pazzesco. Ah, è vero, sì, scusami, Beppe. Ti ricordi? Che ho visto Madonna, da dentro un letto a castello. Ma quindi, Beppe, mi stai dicendo che qua è tutto collegato? E sì, amici. Noi prima, quando siamo arrivati, ovviamente non l'abbiamo mostrata, abbiamo notato questo buco, abbiamo provato a vedere dentro e vedevamo che c'erano questi letti, ovviamente, ma mai avrei pensato che ci saremmo arrivati da dentro la casa. Veramente, sta casa qua è un mistero. Più andiamo avanti, più è inspiegabile tutto quello che stiamo trovando. Quanto mi fanno paura le vasche così. Sai cosa farebbero paura se fossero piene? Eh sì. Immagini a trovarla piena. Io, sì, sì, no, terribile. È pazzesco. E qua questo piano. Qua che cosa abbiamo? L'ultima stanza, sì. Abbiamo tanto di ciclette, questo piccolo letto e questo armadio. Ma guarda il muro là, che muffa. Sì, 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 sì. Ma io veramente, cioè, il fatto che la muffa, tra l'altro, stia togliendo l'intonaco superficiale per mostrare quello che rimane sotto è incredibile. Amici, parte del soffitto è crollato e guardate che disastro ha creato a terra, veramente un peccato. Chissà questa casa quanto riuscirà a resistere, Beppe. Veramente non un peccato se si dovesse... Male, male, sì. Beppe, ma io ho sempre il terrore che sentiamo dei passi e vediamo qualcuno che sbuca qui alla fine del corridoio. Una bellissima ombra. No. Altro Beppe, guarda qua questa caldaia super antica, ma anche questa, cioè a parte questa superficie qua sporca, tipo queste manopole sono completamente pulite. E guarda qui, ma che è? Sembra una cassaforte questa roba, ma non credo, sembra legno, sembra solo tipo una roba che contiene. Scusa. È ferro? Ah, c'è. Adesso vedi oro. Porca troia, una cassaforte. Questa è una bellissima cassaforte in bagno, però sembra fatta... Non capisco, sembra fatta di legno. Ma che bella. Sì, molto molto bella. Cioè, questa casa è la casa delle casseforti, tra l'altro. Avevano un sacco di roba da tenere protetta. Ma senti quanto pesa. Ma perché secondo me appunto in bagno non lo diresti. Cioè, pensi che c'è un magazzino, cioè scusa, pensa che hai un ripostiglio più che altro, capisci? Assurdo. Bello, bello davvero. Beppe, io sono sconvolto,
tanto sconvolto quanto affamato, per cui sì, ora c'ho la pancia che brontola. Andiamo a vedere l'ultima parte di questa casa, che sarebbe il piano superiore, e poi possiamo ufficialmente chiudere l'esplorazione. Comunque devo dire che lasciare questa zona della casa, una delle più belle zone abbandonate che abbia mai visitato, è veramente molto triste. Bello perché sembra che ti stai guardando allo specchio da questa visuale. Sapete ormai, amici, che esploro veramente da tantissimo tempo ed è incredibile che nonostante siano passati 5 anni e tantissime esplorazioni, una casa sia così tanto in grado di sorprendermi. Anche perché questa non è solo bella, grande ed è molto facile l'accesso, ma anche piena di roba, piena di storie, piena di cose che non avevo mai visto prima. Mi dispiace veramente tanto che questa casa sia ad oggi ridotta così. Peccato. Perfetto, Beppe, riaccendiamo la luce. Cosa c'è? Il bagno? Allora, un bagnettino minuscolo. Ok. Tra l'altro non ho mai visto uno scaldabagno così piccolo come questo. Ma questa scala? Queste scale qua mi sa che sono quelle che abbiamo visto da giù. Esatto. Ah, guarda. Sì, sì, la sì, porta sì. Chiusa. Avevo notato prima che c'era la svolta di qua. Ma guarda qua invece tutto il quadro elettrico della casa e guarda anche come è stato chiuso. Ex appartamento custode. Vedi che c'era un custode. Press ufficio. Ah, presa ufficio. Quadretti luce, boiler. Luce corridoio scala. Cucina piano terreno. Che figata. Ma pensa a te. Abbonato. Avevo letto abbandonato. Sì, telecomando. Bellissimo, questo quadro qua è veramente storico, cioè penso che gli elettricisti impazzirebbero a vedere una roba del genere. E ci siamo, amici, queste sono le scale per andare al piano di sopra. Qua c'è un altro bagnetto, oltretutto. Li hanno proprio ricavati dai sottoscala. Guardate, c'è addirittura ancora la carta igienica e questo lavandino enorme. Beppe, ci siamo. Ma no, speriamo non ci sia nessuno. Procediamo e vediamo l'ultimo piano. Guarda, Beppe, mi sa che troviamo altre robe veramente incredibili. Cioè, così? Io non riesco a crederci. Cioè, a parte c'è questa cassapanca bellissima, Beppe. Cioè, ma questo è quello che vorrei in casa. Un valore enorme, secondo sì. me. Cioè, io li ho sempre visti nei musei. Madò! Guarda quanto è gigante qua. Minchia. E qua ci sono ancora delle stanze piene. Quello che vorrei però capire, Beppe, se sotto del tetto è fatto di amianto. Io, aspetta. Stai attento, Beppe. No, sono tegole. Sono solo tegole? Sì. Ascolta, il sottotetto io non lo farei, però. Sì, perché abbiamo veramente visto sì, 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 no, no, sono d'accordo. E non so rischiamo veramente il punto tanto. Che cede. Ma guardate qua, amici. Ma veramente, ma chissà quante persone vivevano in questa casa. Ovviamente entriamo sì, in punta di piedi. Figlia. Sì. Guarda, Beppe. C'è i pavimenti, in realtà. Queste non erano le vecchie stampelle? Quelle che ti mettevi sotto le ascelle? Ma sì, ma... È la prima volta che le vedo dal vivo. Pazzesco, guarda qua tra l'altro, come ha fatto a rompersi così, tipo come se gli è accaduto qualcosa sopra. No, ma mette ma sta stampella. Ti ha stupito, vero? Quanto fa strano. Guardate un Beppe sorpreso, è difficile sorprendere Beppe. Abbastanza, però sta stampella c'è riuscita. Dopo gli faccio una foto. E quello che veramente a me ci viene da chiedersi guardando tutti questi letti è quante persone vivevano in questa casa. Guardate anche che bello questo dettaglio del soffitto qua, cioè con tutte queste aperture qua, la finestra è veramente veramente bellissimo. Troppo troppo interessante. Oggi, Beppe, veramente possiamo anche chiudere qua la giornata perché è stata magnifica. È incredibile. Sì. Ok, poi procediamo qua esplorando questa bellissima stanza. No. Questa è veramente enorme, ma guarda quanta roba c'è dentro, Beppe. Sono addirittura dei fogli. Cosa sono? Sono tipo dei giornali. Di che profumo di vecchio? Sì, naftalina questa. Veramente potente. Ma guarda qua! Guarda qua! Mi ero già scordato perché l'abbiamo vista salendo, ma c'è proprio blackout della mente fuori di vedere tutte queste cose bellissime. Minerva, scusami. Rivista delle riviste. Io voglio capire. Non la conosco sta rivista, del 35. Del 35. Ma che cazzo? Dove hai letto del 35? Ah sì, 1931. Ma dai. Ma cioè, ragazzi, io vi giuro che sono perfette. Ma cioè io che tu ho schifo. Tu che tocchi esatto. A mano nuda, cioè. Aprila un secondo, aspetta. Non vorrei, esatto, non vorrei sporcarla, apriamola così. Cioè, guardate amici. Esame di maturità. È perfetto. Cioè, raga, ma c'ha 100 anni sto coso. C'ha quasi 100 anni. Cioè, tra... C'ha quasi 100 anni. Tra 7 anni ne fa
100. Questa è la cosa assurda. Esce ogni 15 giorni, c'è scritto. Madonna. No, vabbè, E guardate quanti ne incredibile. avevano, ma proprio perché, come diciamo sempre ormai, amici, una volta non essendoci internet, era proprio tramite queste riviste, tramite questi giornali che uno si faceva la cultura in casa. E guarda anche qua, cioè, beh, lì ci sono addirittura dei fogli arrotolati, qua ci sono delle cose illustrate. Cioè, adesso Cosa sono ovviamente, questi fogli? no, ovviamente non li apriamo perché non vogliamo danneggiarle o rovinarle. Queste ovviamente sono un attimino più a presa facile, ma anche questa, amici, guardate. La croce dello zar, questo magari è addirittura un fumetto. 1916, 16 raga, ha agosto. più di 100 anni. Romanzo, il romanzo mensile. La grande impresa della Primula Rossa. Prova ad aprire, perché voglio capire se è Cioè, io non tipo. ho parole, Voglio aspetta tipo che... capire se è una sorta di fumetto. Cioè, sono super curioso, amici. Guardate che bello. Cioè, raga, c'ha 100 anni. Ok, no, è proprio un racconto. Guardate che roba. Ma queste sono pubblicità? Sì, queste erano pubblicità che servivano per giustamente pagare il tutto. Ma ti rendi conto, Beppe? Ma guarda tra l'altro quanto era scritto in piccolo, dovevi veramente leggerli con la lente di Ho visto ingrandimento. un'immagine, guarda, Mamma mia, cos'è che è? Regia, no, non la conosciamo, acqua Montecatine. purgativa. Montecatini, bellissimo. In vendita ovunque, bellissimo. Ma ti giuro, è come fare un salto indietro nel tempo, come avere l'almanacco di Ritorno al Futuro per me. Bellissimo. Veramente, Beppe, cioè tu hai idea che se qua continuiamo a cercare sicuramente. Aspetta, lo rimettiamo esattamente dov'era. Ah, non sapevo dove l'avessi Tranquillo. preso. Era qua. Cioè, se noi ci mettessimo a cercare realmente tutto, io sono sicuro che troviamo cose che risalgono anche al 1800. Ne sono veramente convinto. Ma è veramente incredibile che qui sia rimasta ogni cosa. Cioè, vi giuro, ho la pelle d'oca, vorrei farvela vedere, ma fa troppo freddo. La cosa assurda, tra l'altro, che io emetto siamo due schizzinosi, Sì, cioè il sì, fatto sì, che noi sì, sì. stiamo Sì, toccando dei libri, li apriamo, cioè non siamo amici. Cioè una volta li ho visto tirare su un libro muffito e sì, lo sì, sì. sfogliava. È follia per me, però Sì. questa roba è così tanto tenuta bene, così tanto in ordine, bella, che è quasi un onore dire sto toccando un qualcosa che è stato realizzato oltre 100 anni fa. Poi ci sono cose, amici, che non ci. 1920, raga. 1920? Rivista mensile. 200.000 copie, cioè quindi ce ne sono 200.000 in tutto il mondo, gratis ai soci. Veramente, amici, io sono totalmente sconvolto da questa esplorazione. Stiamo trovando cose che rendono indimenticabile la giornata di ogni esploratore. Ed è un'esplorazione che avevo già da tanto in progetto di farlo, solamente che uscire dall'Italia per andare a esplorare è una di quelle cose che uno deve un attimino programmarsi. Sono veramente felice di averlo fatto e sono veramente felice, amici, che ci stia ridando tutto indietro. Io non vedo l'ora di andare a mangiare e pian piano realizzare quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo in questo momento, perché al momento stiamo vivendo assolutamente tutto quello che stiamo facendo, per cui ce ne renderemo conto solamente una volta arrivati alla macchina di tutta questa esplorazione. Sempre così, purtroppo. Chissà veramente, amici, che fine ha fatto questa famiglia e che razza di storia potrebbero raccontare tutti questi muri. Beppe, io direi che ci siamo, ci rimane l'ultima stanza da vedere. Un'opera Andiamo. d'arte, metto. Come un'opera d'arte? Vediamo. C'è una di anarchia. Oh mio, no, ma seriamente? Probabilmente hanno finito la vernice, non lo so. Madò! Che Ma che schifo. schifo! Io stento a crederci che una casa così bella ci possa regalare proprio nell'ultima stanza una delle cose più disgustose che abbiamo mai visto Assurdo. Ma abbandonate. tra l'altro io non ho mai visto la muffa. Sì, Sulla cacca. madò, ma guarda, guarda, l'ha fatto con quella roba lì, madò, ma che schifo, ma perché? Ma che cazzo gli è venuto in mente? Boh, ma è un pazzo. Bah, qua C'è Beppe, un sottotetto. ci sono un po' di cose, Te l'ho visto un po' messo maluccio. sì, è un po' messo maluccio, infatti, proprio, vediamo, per voi amici, è giusto per vedere tutto. E questo è ufficialmente l'ultimo punto di questa magnifica e incredibile casa abbandonata. Beppe, possiamo dire ufficialmente di avercela fatta e abbiamo concluso con il dolce Sì, praticamente. bah, che schifo. Sì. Fa schifo solamente a pensare che qualcuno si è messo lì a farlo. Cioè, tra l'altro questo qua è entrato, è salito fino all'ultima stanza e ha deciso di fare sta caccata in tutti i sensi, tra l'altro.
Sì, ha fatto proprio una cagata. Sì, Beppe, io non lo so, sono totalmente scosso, mi sento come uno che è uscito da un'operazione. No, cioè, non riesco a realizzare. Ti dico la verità, con tutta la bellezza che abbiamo visto finora, mi sembra come aver mangiato un dolce schifoso che mi ha rovinato tutta la cena. È vero, è vero. Cioè, guardate anche Amici. Io veramente, Amici, spero di avergli dato e dedicato tutte le riprese che questa scala si merita di avere, perché letteralmente abbandonata, penso che solamente Villa Targaryen ne abbia visto un qualcosa di altrettanto bello. Bellissimo. Mi dispiace, Beppe, davvero, mi dispiace un sacco andarmene da questo posto. Con questo sapore di merda in bocca. Amici, davvero, voi non avete idea di quanto noi in questo momento siamo molto contenti e molto felici e grati soprattutto di aver trovato questo posto. È stata un'esplorazione assurda, anche solamente rivedere questa stanza che ormai abbiamo esplorato circa un'ora e mezza fa, ci sembra una vita fa a tutti gli effetti, siamo veramente contenti, non potevamo desiderare oggi niente di meglio. Allora Beppe, ci manca solo questo lato qua, che in realtà il sopra l'abbiamo visto, ci manca solamente il sotto, e tra l'altro lì è dove è proprio entrato il gatto. Sì, era andiamo qua a vedere. Eccoci qua, amici. Allora, speriamo di trovare il gattino e di non farlo spaventare soprattutto. Comunque mi fa piacere che parlino italiano. Allora Beppe, vuoi partire da qua? Questa tra l'altro sembra una taverna. Oltretutto, oh, cosa hai trovato? Ma quanto è bella! No, questa era veramente una taverna, Beppe, mai visto che bella? Ma guarda questo. Questo è un bancone ricavato da una botte. Ma hai mai visto una roba del genere? Ma guarda qua, ma che è? Sembra tutta una muffa. No, è cera. È cera. Allora, Beppe, lo vogliamo spiegare un secondo, visto che mi sono fermato a cambiare la batteria. Vieni qua. Poco fa, mentre stavo filmando e non mi ero reso conto che si fosse scaricata la batteria, abbiamo trovato queste bacinelle che abbiamo pensato erano del gatto e ovviamente pensavamo fossero vuote. Invece toccando, prova a dargli giusto un colpettino, come potete vedere c'è dell'acqua anche piuttosto pulita qui dentro. Queste tra l'altro probabilmente sono quelle delle crocchette, quindi si spiega anche il fatto perché il gatto sia entrato proprio qui dentro. Sì, vuol dire che c'è qualcuno che viene a dar da mangiare al gatto. E quindi adesso noi siamo in ansia, non tanto perché abbiamo paura di essere visti, ma per non creare quelle situazioni in cui le persone si agitano vedendoci. Comunque, questa era a tutti gli effetti una taverna bellissima. Questo è uno di quegli spazi che vorrei un sacco anche avere in casa. Ma guarda questa tavolata di legno bellissima, con questo candelabro creato probabilmente da dei vecchi strumenti che servivano per zappare la terra, o comunque sia per lavorare la terra. E queste vetrate sono altrettanto belle. Beppe, oltretutto, ti era mai capitato di vedere una bilancia del genere? Ma sai che no. Guarda che roba, è gigantesca. Cioè, che cosa ci mettevi sopra? Robe enormi. E qua addirittura, come potete vedere, è stato ricavato, diciamo, un divanetto da del cemento. Infatti hanno messo sopra questi cuscini. Comunque adesso sono un pochino preoccupato, per cui ti direi che possiamo finire ufficialmente questa esplorazione. Anche perché diciamo che non è che sia nel posto migliore dove farci beccare. Su questo sono d'accordissimo. E niente amici, prima di andarcene, a costo la porta, eh? Sì, mettiamo via tutto una volta che arriviamo in macchina. Macchina. E niente amici, noi siamo usciti da lì, adesso usciremo da dove siamo entrati, ma guardate letteralmente che razza di foresta si è creata attorno a questo posto. Amici, che dire, abbiamo appena concluso una delle esplorazioni più assurde che abbiamo mai fatto probabilmente in vita nostra. È stata veramente bellissima, abbiamo visto un luogo splendido che sono veramente felice di avervi portato. Ora ovviamente usciremo, non vi faremo vedere gli esterni proprio per evitare di non dare troppi indizi su questa magnifica dimora, e noi ci vediamo presto con una nuova esplorazione. Se vi è piaciuto il video ovviamente lasciate un bel commento, un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi. E niente Beppe, direi che se vuoi chiudere tu, puoi chiudere tu. Ragazzi, come dice il buon Matt, il mare. Il mare.